Il fine è quello di essere presente al Polo Nord. L'Italia come nazione strategicamente vuole essere tra i paesi che sono in Artico e lo fa con delle missioni scientifiche, tra cui questa che abbiamo presentato oggi. La Marina in questo ci crede, l'Istituto Geografico ci mette le risorse umane. È un'attività che è iniziata nel 2017 ma che vogliamo portare avanti negli anni. Stiamo costruendo anche una nuova nave che avrà anche questa capacità polare, perché riteniamo questa attività fondamentale. Quello che succede qua oggi è frutto di quello che è successo forse qualche anno fa al Polo Nord. Questo non tutti lo immaginano, lo credono, ma il motore, diciamo, del clima è il Polo Nord. Quindi tutto quello che succede al Polo Nord poi ce lo ritroviamo riverberato anche sulle nostre cose, sul nostro paese. Anche a livello economico questo impatto? Anche a livello economico, perché sicuramente diciamo che il clima è fondamentale anche per gli aspetti economici, quindi quello che succede veramente su e la velocità con cui succede fa poi capire cosa ci possiamo aspettare e quali saranno i trend. Siamo all'innalzamento del livello del mare, tutti quell'impatto economico che potrebbe avere, ma ci sono tante attività che sicuramente hanno delle importanti riverberazioni. A seguito di questa missione sicuramente particolare, oggi finalmente c'è una presentazione dei primi dati. Quali sono le sensazioni di questa fine missione? La campagna sarà lunga, il Covid ha impattato tantissimo, sono stati 70 giorni in mare, 20 giorni dedicati alla campagna, dedicati alla ricerca. E i risultati li avete visti, sono eccezionali. Siamo riusciti a mappare questo Molo Yol, come ha detto la professoressa Ivaldi, quest'anno è 5.567 metri. È un punto molto dinamico, è un punto che impatta tantissimo su quelle che sono le dinamiche dell'oceano in questa parte di mare. Per la prossima missione a questo punto bisognerà alzare anche l'asticella della ricerca. Allora, come si può capire, tutti quanti vorremmo andare subito avanti. La prossima missione, sì, guarderemo i risultati di quest'anno. Sicuramente alzeremo l'asticella, siamo ormai alla quarta missione, l'anno prossimo sarà la quinta, ormai siamo esperti, tra virgolette, di questo settore. Sì, alzeremo l'asticella.